Su Giove c'è una tempesta anticiclonica che dura da 300 anni, talmente grande da contenere tre pianeti delle stesse dimensioni della Terra. Misura 24-40.000 km da ovest a est e 12-14.000 da sud a nord. Si muove a 22 gradi sotto l'equatore del pianeta gassoso ed è talmente grande da essere visibile dalla Terra anche con telescopi amatoriali. La prima immagine dettagliata della grande macchia rossa fu scattata il 25 febbraio del 1979 dalla Voyager 1, che si trovava a 9 km da Giove. Erano riconoscibili dettagli nuvolosi delle dimensioni minime di 160 km. In realtà la macchia gioviana è nota sin dal 1711, come dimostra un dipinto di Donato Creti esposto nella Pinoteca Vaticana nella serie di pannelli dal titolo Osservazioni astronomiche. Fu vista solo dopo il 1830 e ben studiata solo dopo un'apparizione di rilievo del 1879. La grande macchia rossa all'inizio del 2004 aveva approssimativamente la metà dell'estensione longitudinale che aveva un secolo prima, quando misurava circa 40.000 km di diametro. Il diametro della macchia rossa è diminuito nel corso del XX secolo, dall'inizio del XXI pare ridursi ad un ritmo più elevato di quasi 1000 km all'anno e la forma sta cambiando da quella di un ovale a quella di un cerchio. Da qualche tempo la grande macchia di Giove è sulla lista di obiettivi del telescopio Webb della NASA, che ha iniziato a puntare i suoi occhi verso il gigante gassoso coordinato da Lake Fletcher, ricercatore senior in scienze planetarie all'Università di Leicester nel Regno Unito. La squadra di ricercatori è guidata dall'astronomo Heidi Hammel, vicepresidente esecutivo dell'Associazione delle Università per la Ricerca in Astronomia. La sensibilità all'infrarosso di Webb fornisce un meraviglioso complemento agli studi Hubble sulla lunghezza d'onda visibile della grande macchia rossa, ha spiegato Hammel. Le immagini di Hubble hanno rilevato notevoli cambiamenti nella dimensione della grande macchia rossa nel corso della vita decennale della missione. Gli scienziati saranno in grado di osservare la lunghezza d'onda dell'infrarosso, che potrebbe far luce su ciò che causa il colore iconico della macchia, che è spesso attribuito alle radiazioni ultraviolette del Sole che interagiscono con azoto, zolfo e fosforo, che vengono sollevate dall'atmosfera più profonda di Giove da potenti correnti all'interno della tempesta. Fletcher ha spiegato che l'utilizzo di miri per osservare nell'intervallo da 5 a 7 micrometri potrebbe rivelarsi particolarmente significativo per la grande macchia rossa, perché nessun'altra missione è stata in grado di osservare Giove in quella parte dello spettro elettromagnetico e le osservazioni in tali lunghezze d'onde non sono possibili dalla Terra. Le osservazioni di Webb possono anche aiutare a determinare se la grande macchia rossa sta generando calore, rilasciandolo nell'atmosfera superiore di Giove, un fenomeno che potrebbe spiegare le alte temperature in quella regione. La recente ricerca, finanziata dalla NASA, ha dimostrato che la collisione tra onde gravitazionali e onde sonore prodotte dalla tempesta potrebbero generare il calore osservato, e Fletcher ha detto che Webb potrebbe essere in grado di raccogliere dati a supporto di questo. La ragione della longevità della tempesta rimane in gran parte un mistero, e Fletcher ha spiegato che la chiave per comprendere la formazione delle tempeste su Giove è quella di testimoniare il loro intero ciclo vitale, crescere, restringersi e infine morire. Non abbiamo visto la nascita della grande macchia rossa e, sebbene si sia ridotta, non vedremo presto la sua fine. Quindi gli scienziati devono fare affidamento sull'osservazione di tempeste più piccole e più fresche sul pianeta per vedere come iniziano ad evolvere. Qualcosa che Webb potrebbe fare in futuro, ha detto Fletcher. Queste particolari osservazioni riveleranno la struttura verticale della tempesta, che sarà un vincolo importante per le simulazioni numeriche della meteorologia gioviana, ha spiegato. Se quelle simulazioni possono aiutare a spiegare ciò che Webb osservava nell'infrarosso, allora saremo un passo avanti nella comprensione di come questi giganteschi maelstrom vivono così a lungo.